Il trading journal o diario di trading è una delle cose più importanti in assoluto per rimanere profittevoli nel tempo, perché ci permette di valutare costantemente le nostre posizioni, andando a vedere dove sbagliamo, dove facciamo bene, dove possiamo rischiare di più, allocando più capitale, dove dovremmo invece ridurre il capitale allocato per ridurre le perdite. Insomma, ci permette di ottenere una certa regolarità nei risultati del nostro trading. Inoltre, ci permette di espandere i nostri orizzonti, andando a reclutare nuove strategie dove opportuno o escluderne altre che performano peggio della media. Ci dà dati numerici, che è ciò su cui ci si deve basare, altrimenti si rimane nell'improvvisazione. In questo video vi spiegherò, vi mostrerò come progettare un diario di trading, come compilarlo e mantenerlo nel tempo. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti a questa nuova puntata di Trading Consapevole, la serie dedicata a chi vuole imparare in completa autonomia a costruire e mantenere nel tempo una strategia di trading profittevole sul lungo periodo e non solo finché ci va di fortuna. Oggi affrontiamo un argomento tanto importante quanto sottovalutato, il diario di trading. Vi ricordo che è indispensabile aver visto le puntate precedenti per capire quello di cui parliamo oggi, perché parliamo di operatività concreta, quindi non si può partire da qui senza avere i concetti appunto di che cos'è un trading system, come reclutarlo, come crearlo. Quindi se vi siete persi le scorse puntate, evitate di guardare questa, ma partite dalle altre. Vi lascio qua il link alla playlist. E che dire, preparatevi perché oggi capirete come strutturare un diario di trading, cosa che spero già domani, se non lo fate già, inizierete a fare. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video per incentivarmi e gasarmi a produrre sempre contenuti di maggior qualità, impegnandomi al massimo. Iscrivetevi al mio canale e cliccate su attiva notifiche, così ve le ricevete tutte e non vi perdete neanche un video. E infine seguitemi sugli altri canali social, trovate tutti i link in descrizione. Ora basta chiacchiere e andiamo a vedere come costruire e mantenere un diario di trading. Seguitemi. Con il termine trading journal si intende per l'appunto il diario dei propri trades, con un duplice scopo: da un lato di monitoraggio, dall'altro di valutazione. Quindi abbiamo una panoramica su quello che stiamo facendo, della strategia che stiamo applicando, e dall'altro riusciamo a valutare ogni singola operazione che facciamo con diversa granularità, quindi dalla singola appunto operazione al complesso di operazioni che fa parte di un trading system, una strategia, fino ad arrivare alle performance di una particolare asset class, una particolare condizione del mercato. Insomma, c'è questo discorso della granularità, è importantissimo. Importantissimo per continuare ad autovalutarsi, per continuare a rimanere sul pezzo, per essere sempre attivi e cercare di adattarsi al mercato che è in continua evoluzione. Non bisogna mai fare l'errore di adagiarsi sugli allori e dire questa strategia va bene, andrà bene per sempre. Sbagliatissimo. Bisogna sempre essere sul pezzo, valutarsi, seguire l'andamento delle proprie strategie, continuare dinamicamente a diminuire l'esposizione di alcune, aumentare l'esposizione di altre, includerne di nuove, escluderne di vecchie. E oggi vediamo appunto come andare a progettare e compilare questo registro, che è lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per mantenere una buona performance nel tempo contro il mercato. Perché un trading journal? Ritorniamo al discorso di base che abbiamo fatto la scorsa settimana, cioè un paio di settimane fa nella scorsa puntata, ovvero quella metafora del trader che è come l'imprenditore che assume i suoi trading systems, che sono i suoi dipendenti. Avevamo definito come trading system una serie di setup che obbediscono a certe regole, ok? Una strategia, immaginiamocela, che può essere l'approccio al mercato bullish, come io seguo i breakout e retest delle resistenze, piuttosto che io guardo i rimbalzi sulle trend lines, piuttosto che io guardi i rimbalzi su certe medie mobili. E poi c'è il singolo setup, ovvero il singolo rimbalzo sulla media mobile, quindi dire dove entro, dove metto lo stop loss e dove metto il take profit. Questo un po' per farvi capire il diverso zoom, diciamo, tra trading system, che è la strategia, e setup, e la single, che è la singola posizione. Ok? Quindi io devo continuare a valutare costantemente, senza smettere mai, ogni trading system. È un'operazione verbosa, noiosa, se vogliamo, impegnativa, ma importantissima se si vuole mantenere una buona performance nel tempo. Il motivo qual è? Il motivo è che devo capire,
cosa sta performando bene e cosa sta performando male. E questo come si traduce in soldi? Si traduce che se c'è qualcosa che performa bene e riesco a capire magari dove performa bene e perché, allora io riesco a spingere di più, quindi allocare più capitale in quel particolare setup, su quel particolare trading system, su quel particolare, quella particolare condizione di mercato. E al contrario posso decidere di allocare meno capitale o addirittura escludere certi setup, certe strategie, certe condizioni di mercato se vedo che performano molto male e a lungo tempo. Posso escludere o includere dei nuovi, perché ci sarà anche una parte nel trading system, e lo vedremo tra poco meglio, in maniera più definita e concreta, una parte dedicata a quei trade che non abbiamo fatto, ma potremmo fare. Quindi è una sorta di test on the fly, ecco, chiamiamolo così. Un test in tempo reale che si fa durante l'esecuzione invece delle proprie reali strategie, che può essere test di una variazione di una strategia o di un setup che già stiamo utilizzando, o addirittura di qualcosa di completamente nuovo che andrà a sostituire la fase di backtest. Fondamentalmente, vi ricordo, ne abbiamo parlato nella puntata scorsa, è imprescindibile la puntata scorsa per capire questa. Per fare questo, che cosa occorre? Occorre uno standard, ovviamente, con il quale possiamo andare a valutare oggettivamente tutto quello che stiamo facendo, e un log delle operazioni e dei risultati che rispetti quest'ultimo standard. Questo log è la massima granularità che posso avere, quindi la singola operazione, il singolo risultato. Poi, con tutto l'insieme di queste cose, traiamo delle statistiche di massa, tra virgolette, che fanno parte invece di quella che abbiamo chiamato monitoraggio. Lo standard permette di rendere appunto questi tutti i log oggettivi, valutabili e soprattutto confrontabili, numeri alla mano, non solo così a sentimento. Questa è la grossa differenza. La prima cosa da fare, pertanto, è definire lo standard, ovvero cosa scrivo sul trading journal, come quantifico i risultati. Ve lo dico subito. Dimensionare. Allora, come abbiamo visto, facciamo un passo indietro. Ci sono due tipologie di trades, ok? I trade che abbiamo definito ad alta frequenza, il cui significato è che il rendimento si valuta su un numero elevato di trades, giocano molto sulla probabilità, e l'altro invece sono i trades trend follower, laddove magari la probabilità gioca un po' meno perché si aprono molte meno posizioni, ma è importante quello, cioè l'efficacia di queste posizioni, perché devo andare a trovare il trend. Quindi sono dei sistemi che puntano ad andare bene una volta, ma quella volta che vanno bene vanno molto bene perché appunto cavalcano il trend, e ad andare male la maggioranza delle volte perché il trend non si sviluppa come previsto, non si sviluppa proprio, e quindi il dimensionamento e la valutazione sono diversi. Per il primo caso abbiamo visto che consideriamo il capitale a rischio come parametro master, diciamo così, e nel secondo caso invece il capitale impiegato. Perché? Perché non si riesce a definire il capitale a rischio. Andiamo più nel dettaglio. Allora, partiamo dai trades ad alta frequenza, che sono i più facili da comprendere, perché abbiamo il nostro setup. Quindi, che ne so, breakout, retest, io entro al retest della resistenza, lo stop loss lo metto allo spike appena sotto la resistenza, che è diventata supporto ovviamente con il flip, e sulle candele orarie. Il take profit lo metto nella prima zona di resistenza che è sopra a quella che abbiamo rotto, e questo è il mio setup. Lo vado a ripetere n volte e avrò quindi un capitale a rischio nominale che lo decido io, è il rubinetto, ok, di rischio che vado ad aprire o chiudere e poi modificherò in base alle performance, profitti e perdite in termini relativi, quindi avrò un take profit sopra, quindi alla prima zona di rischio, prima zona di resistenza, scusate, sopra il breakout, e in funzione del capitale a rischio e del parametro di stop loss, che sarà, come ho detto, sotto allo spike, vado a vedere quanto è ampio, vado a vedere quanto è ampio la zona di take profit, vado a definire un rapporto rischio-rendimento. Quindi se vado in stop loss perdo R, e qual è il parametro che ho deciso io, quanto perdere per trade. Se vado in take profit guadagno X volte R, può essere 2R, 3R,
R mezzi, dipende tutto appunto dal rischio rendimento. Vado a prendere 50-100 campioni di questo tipo, faccio una media e vedo poi come è andata nel tempo, quindi qual è il rischio rendimento medio, qual è il rischio che l'ho definito io, qual è il profitto medio, il drawdown medio o massimo addirittura che questa strategia mi ha dato, quindi la serie di perdite che mi ha dato, la serie di vincite che mi ha dato, il massimo, la media, per vedere un po', ecco, la regolarità, prima cosa, che più è alta e meglio è, perché significa che è più, tra virgolette, prevedibile e adattabile la strategia, e ovviamente il mero profitto. I due parametri di valutazione sono sempre questi, il profitto e la regolarità. Il profitto più è alto e meglio è, inutile dirlo, ma solitamente a un profitto esageratamente alto c'è anche un parametro di regolarità più basso, perché magari c'è andata di fortuna in quel periodo lì, ok? Quindi solitamente quando è così bisogna aumentare il numero di campioni, avere un campionamento sufficientemente alto da dirci questa strategia è stata valutata abbastanza con consapevolezza, quindi è una valutazione consistente. Andando invece al trend follower, quindi abbiamo dei trades senza uno stop loss predefinito, è impossibile definire il capitale a rischio, quindi io andrò a valutare le operazioni in base alla percentuale del capitale impiegato, quindi profitto e perdita relativo a quel lotto lì che ho impiegato nel trade. È andato bene, è andato male, il segnale d'ingresso, il segnale di uscita e nel tempo andare a vedere ovviamente il profitto complessivo, quante serie di perdite ho consecutivamente. Ovviamente tollererò, per i motivi che ci siamo detti prima, una serie di perdite più alta a fronte ovviamente poi di avere di beccare il trend almeno un numero sufficiente di volte tale per cui la strategia va in profitto, altrimenti perde di senso, e avrò una valutazione molto più blanda, molto più semplice, con meno parametri, proprio perché abbiamo una frequenza più bassa di operazioni, abbiamo un capitale impiegato, una perdita, un guadagno su di essa in percentuale, rischio rendimento sconosciuto, quindi ci affidiamo semplicemente appunto al trend, ok? E quindi poi ridimensioniamo il capitale impiegato in base alle eventuali performance della strategia stessa. Dati di valutazione. Allora, questa è l'altra parte importantissima. Abbiamo capito ora come scrivere le posizioni e ora dobbiamo capire come valutarle, ora che abbiamo lo standard. Occorre ovviamente ad ogni apertura e chiusura di posizione annotare più informazioni possibili. Quindi, ipotizzando di avere dei trade sia trend follower sia ad alta frequenza, che coesistono, che solitamente è così, abbiamo ad esempio un trading system di un tipo, un trading system di un altro, allora dobbiamo annotare ad esempio trading system a cui la strategia appartiene, a cui, scusate, la posizione appartiene, immaginando di partire dalla minima la massima granularità, ovvero il dettaglio maggiore, la singola posizione, strategia e setup. Ok, quindi come abbiamo detto prima, strategia di breakout retest, setup di breakout da un range, supponiamo, perché fa parte ovviamente della strategia di breakout dalle resistenze, e il setup appunto breakout dal range, avrò il mio particolare setup. Altro setup, breakout da un triangolo, che ne so, è sempre un breakout da una resistenza, però un setup leggermente diverso e magari prevede uno stop placement diverso, un take profit diverso, ok? Analizzarli tutti in maniera diversa, etichettandoli ognuno con il suo giusto setup e la strategia a cui appartiene. È un diagramma ad albero, ok? La strategia è un nodo più in alto del setup, che è un nodo invece più in basso, e a una strategia possono corrispondere più setup, ok? Chiaramente. Il bias su diversi time frame, il che significa il mercato è bullish, è bearish, sul mensile, sul settimanale, sul giornaliero, sulle 4 ore, a seconda ovviamente poi del time frame sul quale la strategia opera. Se è una strategia che opera sul giornaliero non ha senso andare a identificare il bias sui 5 minuti, perché non fa parte ovviamente della stessa finestratura temporale della strategia. Quindi devo inquadrare un po' il trend per capire la situazione del mercato durante la quale ho aperto quella posizione. Questo ovviamente poi a scopo valutativo e statistico. Infine, la propria situazione emotiva. Questo può sembrare assurdo, senza senso o difficile, ma fidatevi, è fondamentale, perché io quello che faccio io è dare un punteggio che va da meno 5 a più 5 sulla positività nei confronti del trade, sulla confidenza verso il trade. Quindi quando sto aprendo una posizione che comunque fa parte della mia strategia,
cosa sto pensando? Cioè, dico sì, bellissimo, la apro subito perché questa è una gran posizione, oppure dico ma qua magari non è proprio l'ideale. Ecco, do un punteggio da meno 5 a 5, dove meno 5 è la massima negatività, più 5 è la massima positività. È una cosa che all'inizio verrà difficile valutare, per me è stato così, però nel tempo più si fa e più si acquisisce la competenza per comprendersi, diciamo così, e quindi diventa più facile anche valutarsi, si può addirittura arrivare a scriversi i sintomi, diciamo, autoanalizzarsi psicologicamente proprio i sintomi per i quali darsi un certo punteggio piuttosto che un altro. Più si riesce a razionalizzare, meglio è. Infine, tutta questa granularità la si utilizza facendo delle medie, delle osservazioni più ad alto livello, quindi dati cumulativi per ogni trading system, per ogni setup, per ogni condizione di mercato, insomma sono delle analisi statistiche finalizzate a vedere come stanno andando le cose e soprattutto se ci sono delle correlazioni, delle dipendenze da un parametro a un altro, quindi vedo che le mie strategie vanno meglio quando il mercato è bullish, un setup va meglio quando il mercato è bullish, andrò a prendere ad assumere conseguenze, quindi a erogare più rischio quando il mercato è bullish su quel setup lì, a erogare meno rischio quando il mercato è bearish. E quindi è importantissimo questo monitoraggio, questa panoramica e questa analisi sul rischio rendimento, massimo drawdown, win rate medio, drawdown medio, tutti questi dati appunto consolidati per ogni parametro che potrebbe fare la differenza e soprattutto scoprire quali pesano di più e di meno. Infine c'è la panoramica sull'intero portafoglio, quindi capire l'allocazione del capitale sui diversi trading system, sui diversi asset. Vi ricordate il discorso della piramidazione del rischio che abbiamo fatto un po' di puntate fa? È sempre sempre importante, perché se ad esempio la punta della piramide, Bitcoin, le cripto, improvvisamente fa un 2 per a caso dal giorno alla notte, sappiamo che è fattibilissimo, e vedo che mi sveglio che quel 10% è diventato il 20%, e allora magari mi si sbilancia il portafoglio nei confronti di un asset ad alto rischio, la mia equity line rischia di oscillare troppo, allora cosa faccio? Vado a diluire il profitto che ho guadagnato sul mio asset ad alto rischio mettendolo sugli asset a minor rischio, ok? Allo scopo di regolarizzare l'equity line. Fondamentale anche questo, avere sempre il proprio modello da seguire, la mia piramide come l'avevo ideata io, il mio diagramma torta che mi decide l'asset allocation, e soprattutto che il modello reale, ovvero la realtà dei fatti, sia bene o male, con una piccola tolleranza ovviamente, conforme al mio modello, ok? Per il discorso di prima, la regolarità dell'equity line, che è una delle cose più importanti da considerare. Integrazioni ulteriori, altra cosa importantissima, ovvero non c'è solo da loggare quello che facciamo, ma anche quello che non facciamo e vorremmo fare. Per quale motivo? Per integrare nuovi trading system, nuovi setup nelle mie strategie, nel mio trading, ok? Quindi, come posso fare? Io sto seguendo i miei sistemi, le mie strategie che ho progettato, ho testato e sono in produzione. Nel frattempo vedo, proprio durante l'osservazione dei grafici, l'operatività, mi viene un'idea. Allora inizio a loggare come andrebbe quell'idea lì, ok? È un po' una fase di test in tempo reale, senza aver fatto il backtest ovviamente e senza allocare capitale, perché non rischio nulla. Loggo, vedo i risultati, dopo un sufficiente numero di campioni vado a fare le mie analisi, le mie osservazioni e dico ma potrei includere questa nuova strategia, questo nuovo setup, sì oppure no? Vediamo, confrontiamolo con quelle che ho in produzione, vediamo se il profitto è positivo, vediamo se magari è la copia di una strategia che ho già, oppure c'è una variazione, se entro a mercato negli stessi momenti in cui sarei entrato già con le mie strategie, oppure se mi dà nuove opportunità e discorsi di questo tipo. Ed eventualmente valuto di includere quest'ultima strategia, questa nuova strategia, insieme alle altre. In ottica migliorativa non vale la pena solo pensare a nuove strategie, ma anche delle ipotetiche variazioni di un setup o di una strategia che già ho attiva. Cosa vuol dire? Supponiamo che ho attivo una strategia che mi va spesso in stop loss e poi però il trade va come avevo previsto io. Allora potrebbe valer la pena innanzitutto rimanere fedele alla strategia, perché se ha sempre funzionato, se è ancora attiva, un motivo c'è e quindi la continuo a fare. In parallelo inizio a loggare un'ipotetica variazione, quindi magari allargando un pelino lo stop loss con un criterio ovviamente, che ne so, vado a mettere lo stop loss anziché appena sotto lo 0,2% sotto la scelta,
credo, lo faccio allo 0,8%, ok? E vedo come va. Paragono, dopo un sufficiente numero di campioni tiro le mie somme, ok? Quindi questo mi dice se una variazione ha senso oppure no, numeri alla mano. Tenere conto della differente psicologia di un trade simulato, ovviamente, perché tendo ovviamente a sovraespormi su un trade simulato piuttosto che su uno che non faccio. Quindi una volta che valuterò di includere o meno una nuova, un nuovo trading system, un nuovo setup, devo comunque partire dalla fase di test col capitale ridotto, perché quello serve per non sovrastimare l'effetto di un trade che non ho fatto, ok? Senza componente emotiva. Inserire infine a parte, un consiglio che do anche questo, in un foglio a parte, una serie di log testuali delle operazioni eseguite, quindi tutto quello che faccio. Ho incluso una nuova strategia, quindi inizio la fase di test senza capitale eseguito, 10 campioni, questi sono i risultati, 50 campioni, risultati tot, ok, inizio la fase di test con capitale nominale 10%, eccetera eccetera eccetera, poi decido, faccio le mie analisi e vedo, ho avuto una serie di perdite uguale a 5, riduco il capitale a rischio del 10%, poi dopo un po' decide, escludo questa strategia perché ho avuto 7, 8, 9 perdite a fila, ho avuto un drawdown massimo superiore al tot per cento e mi loggo tutto in modo che quando poi me lo vado a rileggere so quello che ho fatto e so se ho fatto qualcosa bene o male una volta che avrò il senno di poi, ok? Quello, bisogna sempre avere il maggior numero di dati possibile su quello che si è fatto e sul perché soprattutto. Il dato empirico, che è quello che abbiamo, che stiamo costruendo, stiamo creando una banca dati empirica enorme, è ciò che ha più valore in assoluto nel trading, perché non esiste un dato assoluto. Questo bisogna imprimerselo in testa, cioè quello che viene meglio a noi, ciò che funziona meglio per noi e dà un certo risultato a noi, a un altro non lo farà, perché ognuno ha il suo approccio personale con il mercato, col trading, perché l'emotività è preponderante, il proprio modo di essere, di fare è preponderante e ognuno avrà migliore affinità con un time frame, con una strategia, con un stop placement particolare. Insomma, vi giuro che il trading è una delle cose più personali che esistano e quindi non c'è niente di più utile che tenere un diario di questo tipo, dove in un certo qual modo andiamo a scoprire noi stessi, se vogliamo. E questo è anche il motivo per cui vi incentivo a costruirvelo da solo, un diario di questo tipo, perché già il processo di definizione dei dati da includere, di decisione di quali numeri scrivere, come scriverli, come organizzarli, dal punto di vista del mindset ci spinge verso un processo di decision making fatto meglio, quindi ci proietta verso il modo giusto di fare trading, in modo organizzato. Prendere un template fatto da qualcun altro oppure scaricare un software con standardizzato e tutto quanto è meno nostro e soprattutto non è costruito. È bello mettersi lì, farlo passo dopo passo e capire, ecco, sempre durante la costruzione come vogliamo che le nostre cose funzionino. Fidatevi, è un passo molto molto importante. Un'altra cosa da includere dentro al trading journal è dei valori di soglia. Questo ovviamente lo possiamo fare solo a posteriori, dopo un numero sufficiente sempre di campioni che ci dicono bene o male quando è che una cosa possiamo dire che funziona bene o funziona male. Andiamo a calcolare i vari valori statistici, medie, deviazioni standard e eventualmente appunto dei valori di soglia ai quali dire, boh, quando supero questo valore allora decido che il sistema funziona più o meno bene, gli do un punteggio magari e a un certo punto posso decidere di iniziare a escluderlo, ridurre il capitale, eccetera eccetera eccetera. In questo modo capisco, o meglio cerco di capire, quali sono le condizioni per cui il trading system funzionano meglio. Ok? Capisco che sono sopra soglie in un certo periodo, sono sotto soglie in un altro, faccio le mie analisi e capisco quando funziona meglio o meno. Quindi per concludere, il trading journal è fondamentale, spero che ve la siate portata a casa sta cosa, non si può non avere, va fatto dal processo di progettazione del trading journal fino al processo di compilazione, aiutano il mindset a svilupparsi nel modo corretto e aiutano ad avere tutto sotto controllo. Inoltre ci evita di prendere decisioni basate sull'emotività, perché ho dei bei numeri che mi danno manforte, mi dicono questa strategia ha sempre funzionato, quindi se hai una serie di due perdite non temere perché sei ancora in carreggiata, ok? Sei ancora sopra soglia.
Si costruisce in base alle proprie necessità, come per noi funziona meglio, e questo appunto è il processo di scoperta di se stessi e del proprio approccio al mercato, però ovviamente bisogna sbattersi, va manutenuto, storicizzato, modificato, insomma bisogna lavorarci duramente sopra. Spero che voi lo farete, perché veramente fa la differenza. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo ovviamente la prossima settimana con la prossima puntata. Vi ricordo che i miei contenuti sono sempre e saranno sempre gratuiti. Se mi volete sostenere, seguitemi sui canali social, Telegram in primis, per ricevere i miei aggiornamenti sul mercato, i miei pensieri, e se utilizzate, se vi va, i miei referral link per acquistare il Ledger o per operare sugli exchange. È un modo per contribuire per voi a costo zero. Ricordatevi che siete liberi di condividere con chi volete questo video, queste slides. L'importante è che citate l'autore. Trovate il link per il download gratuito in descrizione. Vi auguro una buona serata e alla prossima puntata di Trading Consapevole.